figo. Bellissimo, ragazzi, guardate dove siamo, a Sorrento oggi. Grande shooting. Ah, che bello! Qua se soffrite di vertigini non va bene. Ragazze, guardate che bello qui, è stupendo. Amore, fatti vedere anche tu. È eccoci, bellissimo. Siamo qui a Sorrento Beach. Siamo a Sorrento. Siamo le vacanze a Sorrento. Stiamo facendo uno shooting perché ci sarà domani una sorpresa sul mio shop online e anche sulla mia pagina Instagram, quindi seguitemi. Questo vestitino è troppo bello. Ce l'ha incorporato con la pancia. Guarda il vestito con la pancia. Un po' esplosa la pancia, sì. Ragazze, siamo tornate da un weekend a Sorrento, stupendo, vi giuro, troppo bello. Io adoro Sorrento, Amalfi, Positano, essendo comunque vicini, in estate ci andiamo spesso, quindi adesso con le belle giornate. Oh mio Dio, ma tu cosa stai facendo? No, vabbè. Comunque vi devo far vedere dei vestiti perché in pratica su Instagram ho pubblicato una foto stupenda, venite a vederla, di un trucco bellissimo che appunto avevo a Sorrento, che abbiamo scattato un pochino. Ah, innanzitutto vi dico che ci sarà in questa settimana una sorpresa strepitosa sul mio shop online e su il mio profilo Instagram, quindi non vedo l'ora che vediate la novità. E comunque siamo andati un po' a scattare a Sorrento e avevo questo trucco stupendo e ho messo appunto tutti i prodotti, la lista dei prodotti su Instagram nell'ultima foto, che sempre mi chiedete appunto come fare un trucco tipo naturale, tipo come l'ho adesso, anche se quello era un po' più particolare perché avevo anche l'eyeliner e le labbra naturali per effetto volume, comunque un trucco glow comunque bellissimo, quindi venite a vedere su Instagram. E vi voglio far vedere appunto perché in quella foto avevo un vestito molto bello che mi avete chiesto, quindi vi voglio far vedere perché ho comprato un po' di cosine molto carine che non sono pre-maman, quindi vanno bene per tutte, però io sono riuscita a mettere, a volte prendo una cosa, semplicemente una taglia in più o semplicemente elastica e mi riesce ad andare, quindi per questo. Comunque adesso innanzitutto sto mangiando la barrettina perché mi sto trovando benissimo, ho detto no, lo devo dire alle ragazze, spuntini e merende, poiché veramente i chili quando si è incinta si prendono veramente alla velocità della luce e poi comunque se mangi fuori eccetera come fai a non mangiare, però almeno quando sto a casa con queste mi sto trovando benissimo, ragazze, ve le consiglio anche ad esempio da portarvele in spiaggia oppure al lavoro, a scuola. Sono veramente buone, sono degli snack, delle barrette molto light, però che vi danno comunque energia perché sono a base di frutta fresca e secca. E queste qua sono al cocco e sono buonissime, sono di Food Spring, mi trovo benissimo, hanno poche calorie. E poiché sto soffrendo anche un po', poi dopo vi racconto meglio, di pressione bassa eccetera, mi trovo bene anche di attacchi di fame. Con queste qua mi aiutano a stare in forma, mi danno energia e mi saziano tantissimo. Quindi questa è al cocco, vi giuro è buonissima, cioè è troppo buona, la dovete troppo provare, ragazze. Vedete che dentro ci sono proprio i pezzi di cocco, buona. Io le tengo anche in frigo. Un piccolo rifornimento da Food Spring per riprendere le marmellate, queste qua nuove senza zucchero che mi erano già terminate perché le sto amando la mattina, sono buonissime e col fatto che sono senza zucchero veramente le mangi senza sensi di colpa. E queste sono le barrette, vedete? Ci sono anche al cioccolato, che io l'ho già finito ovviamente, e poi ci sono al mirtillo e al cocco, anche sono molto buone perché appunto vi dicevo ci sono proprio pezzetti di cocco. E poi mi sono preso, ho approfittato questo qua, che dentro c'è della frutta secca mista, perché la frutta secca fa benissimo, anche per spezzare la fame, molto buona negli spuntini. Questa è buona, è un mix di noce, avocado, dentro ci sono tantissime cose, mi piace un sacco, la prendo sempre da Food Spring. Grazie, fatevi un giro sul sito Food Spring e troverete veramente il mondo. Se andate sul sito Food Spring col mio codice sconto CARITAYT potete fare scorta di tutto perché ci sono tantissimi prodotti bio, naturali, sani, leggeri che vi aiutano a stare in forma
e anche a perdere qualche chiletto in vista dell'estate. Io mi trovo benissimo con i loro prodotti, li utilizzo soprattutto per gli spuntini, ci sono anche i preparati ad esempio per il pancake, ci sono i muesli, i cereali, il burro d'arachide, un sacco di cose. Quindi il codice Carlita Y ti risparmiate il 15% sui vostri acquisti, quindi approfittate. Se ho fatto la spesa, ragazzi, guardate che bel pesce fresco abbiamo comprato io e Dario, buonissimo. No, questo l'abbiamo preso per stasera ed è un filetto di spigola con un po' di gamberetti che danno sapore. Questo è tutto fresco preparato per risotto, però noi non compriamo quello surgelato ma questo fresco. Vedete, dentro ci sono proprio i gamberi, il polpo, i calamari, e voglio fare per domani, poiché abbiamo una cena con degli amici, voglio fare appunto questo risotto con, vedete, con questo preparato, però è fresco e viene buonissimo. E poi faremo una braciata di pesce spada che è troppo buono, guardate quanto è bello, ogni fetta c'è enorme. Non vedo l'ora, io amo tantissimo il pesce, poi ovviamente è sano, quindi ti permette di mangiare bene, a meno quando siamo a casa facciamo i bravi. Idiola, ma ciao, aspettavi la mamma tu? Sì? Sì, piccola, quindi sei bella. Ragazzi, allora mi sono messa in super relax perché in effetti negli ultimi giorni ho avuto un po' di problemini a livello di svenimenti, queste cose qua, è un po' la pressione bassa e quindi devo stare un po' calma, insomma, ma io già sto calmissima, però mi sto dedicando un po' di relax. Ho fatto la maschera, quella che vi ho mostrato nell'ultimo video. È ottima, ragazzi, questa maschera è super purificante, antipurità. La metto anche sul décolleté, sono diventata tettona, non ci fate caso. Ho anche un reggisino, dopo vi faccio vedere. Finalmente ho trovato dei reggisini perché non mi vanno più, perché le tette sono praticamente esplose, come la pancia è esplosa. E ho un reggisino che praticamente è tipo un top, è bellissimo. E non ha sostegni, non ha ferretto, non ha coppe. È comodissimo, quindi se siete incinte ve lo o comunque avete il seno grande, sostiene però non dà fastidio. E vi dicevo, la metto anche sul décolleté perché elimina tutti i brufoletti, le impurità, quindi se avete problemi, puntini di brufoletti, pori dilatati, brufoli sotto pelle, anche macchiette, è ottima questa maschera. E guardate il mio ultimo video che ho fatto della mia skin care, ve lo metto qua nelle schede da qualche parte, vedete nelle schede, comunque lo trovate anche sul mio canale, il video che ho fatto precedente a questo, proprio in questa settimana. Vi ho consigliato un sacco di prodotti che davvero sono ottimi, e in particolare questa maschera adesso la devo andare a togliere perché si è seccata, è veramente miracolosa. Adesso mi vado ad applicare anche il siero, la crema, le cose che vi ho fatto vedere nel video, perché proprio quella routine veramente mi sta facendo avere una pelle bellissima. Quindi voi spesso mi chiedete: Carlita, come fai ad avere una bella pelle? Vi ho fatto il video proprio con tutta la mia skin care, quindi andatelo a vedere. E niente ragazze, volevo aggiornare un po' in questo video della gravidanza, come sta procedendo, come mi sento io, quale esame abbiamo fatto, insomma tutte queste cose qua, aggiornarmi un po'. Ad esempio, ho tolto il piercing all'ombelico perché in tante me lo chiedevate, quindi volevo un po' aggiornare, di modo che quando anche voi sarete incinte o se lo siete già potete prendere dei consigli da me, comunque anche darli voi a me, perché siete sempre carinissime. E nel frattempo la mia pancia è esplosa, adesso ve la faccio vedere perché veramente veramente esplosa. Adesso sono al sesto mese, dovrebbe essere al sesto mese, posso dire che la pancia boom esplode. Who's gonna walk you to the dark side of the morning? It ain't me. Ragazzi, come potete vedere, la mia pancia è esplosa davvero, è diventata enorme. Faccio vedere anche di lato. Mamma mia ragazzi, cioè veramente esplosa davvero, oh mio Dio. Ah!
E poi allora, per quanto riguarda i capelli, voi mi chiedete sempre consigli appunto per rinforzare i capelli, per combattere la caduta dei capelli, e appunto perché io veramente ho trovato una routine messa appunto anche per voi, che vi voglio consigliare, di prodotti appunto che contrastano la caduta dei capelli e vanno proprio a rinforzare. Ho trovato un prodotto veramente fenomenale, veramente oserei dire miracoloso, che è questo qua. È un kit Multi Action Complex, è un kit che di due prodotti che vanno utilizzati assieme. È ottimo, io mi sto trovando benissimo, vedo proprio i capelli, non solo che sono proprio più sono di più densi, ma poi sono più spessi, più forti, più voluminosi. Quindi ve lo voglio consigliare, e adesso vi faccio vedere questa routine. Poi metto tutti i link dei prodotti nel box informazione sotto, e ovviamente trovate tutti i prodotti su caritashop.com. Se questo è il complesso appunto di cui ho parlavo, appunto Soft Air Multi Active Complex, è fenomenale per i capelli. E appunto questo marchio che ho inserito su caritashop.com mi piace un sacco, ragazzi, è made in Italy, ha prodotti ottimi, veramente biologici, naturali. Questo qua appunto è la pozione che va appunto utilizzata assieme a questi che sono gli oli essenziali, e ha proprio un'azione sulla crescita dei capelli, non solo va a combattere la caduta ma favorisce la crescita, ed è un trattamento che vi consiglio di fare in questo periodo dell'anno dove comunque i capelli sono sfibrati dal sole, dal mare, eccetera, ed è poi completamente naturale, biologico. Comunque sono ottimi questi prodotti. Poi dopo di aver fatto questo trattamento vi lavate i capelli con questo qua, shampoo e balsamo, che sono prodotti non solo rinforzanti ma anche che contrastano ad esempio la forfora, i capelli grassi, ma in generale in questo periodo dell'anno vanno bene per tutte, perché comunque tutte noi i capelli durano poco la piega, subito si sporcano quando fa caldo, veramente si sporcano in niente. Quindi questi qua sono ottimi, perché essendo sono shampoo purificanti al caffè e menta, poi hanno un profumo buonissimo, stimolano la crescita e combattono appunto il fatto che i capelli subito si sporcano, quindi la piega dura di più. Sono buonissimi, ragazzi, hanno un profumo ottimo, shampoo e balsamo. E poi per un maggior nutrimento io sto applicando questa maschera. Questa è una maschera anticaduta all'olio di canapa, è veramente ottima questa maschera, mi piace tantissimo, è molto molto ristrutturante. A me piace metterla anche prima dello shampoo, cioè questa si può usare sia dopo che prima. A me piace metterla prima, cioè fare proprio un impacco e averlo in testa tipo un quarto d'ora, 20 minuti, e poi faccio shampoo e balsamo con questi due. Vi giuro che i capelli veramente prendono un sacco di vita, diventano proprio più belli, luminosi, e restano puliti più a lungo, quindi questa è la cosa bella. C'è un altro tocca sana per i capelli, e non solo, è questo qua, l'olio di germe di grano, è veramente favoloso. Ma poi la cosa bella è che questo prodotto è buono anche per utilizzato sul corpo, ad esempio per combattere le smagliature, perché ho letto tantissime proprietà. Poi mi piace questo fatto che ha, vedete, l'applicazione così, quindi lo prelevo con la pipetta e mi faccio massaggi antismagliature sul corpo, e lo utilizzo come impacchi sui capelli, e i capelli ravviva pure il colore chiaro, perché il germe di grano non dico che schiarisce i capelli, però dà comunque dei riflessi. Comunque provatelo, vi lascio tutti i link dei prodotti nel box informazioni. Comunque questa routine per capelli mi sta dando assai assai soddisfazione, quindi ve la straconsiglio. Questi sono i vestiti, alcuni dei vestitini che ho comprato sono troppo belli. Allora vi dico che già che li ho presi da Stradivarius, perché sono andata là, ho visto queste cose troppo carine. Allora questo vestitino è bellissimo, praticamente vedete viene così e c'ha questa questa cosa che stringe in vita, e poi è largo, è veramente veramente bello, mi piace tantissimo questa fantasia. Questa invece è una giacchetta, diciamo, va, che praticamente viene così, è molto carina. Con questo ho scattato delle foto stupende che pubblicherò nei prossimi giorni su Instagram. Ditemi se vi piacerebbe un video vestiti indossati. Io lo trovo un po' inutile, perché poi comunque quasi tutte le cose che compro scatto delle foto, quindi i look li vedete sempre sul mio Instagram. Però
spesso me lo chiedete, quindi se vi va magari uno lo posso fare adesso che ho un sacco di vestitini e mi deve arrivare anche un altro pacco che ho comprato online sempre di vestitini. Quindi questo qua è proprio quello della foto ed è stupendo, ragazzi, è bellissimo. Praticamente c'ha questo scollo a barca, vedete, ed è stretto e poi largo sotto, quindi quando sono così elastici io anche se ho il panzone li posso mettere, quindi anche se siete incinte vanno bene, io le adoro, sono comodissimi. E poi questo è troppo carino, anche con questo ho scattato le foto e le vedrete, è tutto svolazzante ed è, mi sono innamorata di questa fantasia, è a mezza manica e questo qua praticamente va in crocio e si avvolge attorno alla vita. E poi ho preso questo cappello che è troppo troppo carino, l'ho preso stesso a Sorrento da Camomilla, mi ha colpito tantissimo e infatti ho detto no, lo devo comprare, mi è piaciuto un sacco. Poi è un colore che secondo me va bene con tutto, comunque adoro, io adoro l'estate proprio per indossare questi vestitini freschi, colorati, estivi, vi giuro, io non metto mai pantaloni, vabbè adesso non potrei mai mettere jeans e cose strette con la pancia che ho, però a maggior ragione adesso che sono incinta, ma sempre ho adorato i vestitini, queste cose fresche d'estate, adoro. E poi ho preso anche questi fermacapelli che sembrano comunque delle fasce, sono stupende, sono quelli che avevo nella foto, questa qua nella foto che già c'è su Instagram, questa nella foto che posterò, che ho abbinato a questo vestitino. Yeah, sono belli, mi piacciono un sacco questi, se fasce adesso che fa caldo, sono veramente belli. E poi ho preso anche queste mollettine sempre da Stradivarius, vedete, anche se con queste mollettine io non ho un buon rapporto perché sembra che si impiglino sempre i capelli dentro, vedete, però comunque mi piacevano comunque fatte così, diciamo che preferisco queste qui a clip, vedete, che così le apro, le chiudo e non si spezzano i capelli dentro, però comunque erano carine, molto estive, quindi le ho prese. Ragazzi, allora mi sono messa qua nella mia stanza studio per parlarvi un po', appunto, aggiornamento sulla gravidanza, perché in tante mi chiedete sempre. Allora, già sapete che è maschio, il nome anche ve l'avete chiesto, ancora non lo sappiamo. Allora, come va? Dopo i primi 3-4 mesi e mezzo sono passate le nausea, il mal di stomaco, queste cose qua sono passate, quindi io devo dire che adesso sto molto meglio, adesso sto al sesto mese e sono esattamente di 23 o 24, oh mio Dio, settimane. Comunque procede tutto abbastanza bene, ho tolto il piercing perché intanto avete visto la foto del pancione, ho tolto il piercing e quindi l'ho tolto perché appunto la pancia comunque si sta dilatando e i buchi si stavano diventando enormi, comunque l'ho tolto, quindi va bene così. E, però comunque mi hanno scritto un sacco di ragazze che comunque il buco non si chiude, quindi non vi preoccupate di questo. Poi che cos'altro vi volevo dire? Abbiamo fatto la strutturale, l'avevo scritto anche su Instagram, è andato tutto bene, abbiamo visto un po' il suo visino eccetera, adesso dobbiamo fare altri accertamenti, faccio esami ogni più o meno ogni 2-3 settimane, faccio tutti gli esami del sangue e l'ecografia, adesso più in là faremo anche di nuovo un'altra strutturale. E poi che cos'altro dirvi, ho avuto la cosa che in questo periodo mi ha causato un po' di problemi è stata la pressione, ho sofferto un po' di pressione bassa anche con il caldo eccetera, quindi ho avuto un po' di episodi di svenimento con pressione molto bassa e battito accelerato, comunque mi hanno detto che è una situazione normale e sto comunque prendendo degli integratori, sto prendendo il magnesio che dopo vi faccio vedere e comunque sto curando insomma il tutto, stando un po' più a riposo e comunque facendo un'integrazione fatta bene con acqua, frutta, appunto vi ho detto frutta secca, quindi per non farmi mancare nulla, e quindi questo è quanto, e poi comunque stare più tranquilla possibile, riposo, queste cose qua.
In palestra sto continuando ad andare, anche se con meno frequenza di prima, anche perché fa troppo caldo e non ce la faccio, quindi preferisco a volte, dopo una giornata di lavoro, andare a fare una passeggiata all'aria fresca con Dario e Pupi, vi dico la verità, piuttosto che chiudermi in palestra. Però comunque un paio di volte a settimana, a volte se riesco anche tre, ci vado in palestra, però ovviamente faccio cose leggere. Vi avevo fatto un video sul mio allenamento in gravidanza, casomai ve lo lascio qua nelle schede. Se volete un aggiornamento fatemelo sapere che ve lo faccio, adesso c'ho un bel panzone. Sto avendo un sacco di problemi per dormire la notte, questo è l'unico mio cruccio. Veramente la notte è un problema, ho anche il cuscino koala, quello appunto che ci si dorme abbracciata vicino, ma comunque è un problema perché io mi trovo a dormire in posizione stesa, però mi hanno detto che può far male più che al bambino, alla mamma, perché infatti io anche per questo sono svenuta durante l'ecografia, perché ero in questa posizione stesa, perché dice che sì, il peso va a finire su una vena e quindi ti manca l'ossigeno e svieni. Però la notte io metto molti cuscini dietro la schiena, proprio tanti, che Dario mi prende in giro, e quindi praticamente non sto stesa ma sto semi seduta, come se stessi su una sdraio. E infatti il dottore anche mi ha detto che va bene, non ci sono problemi, e così mi trovo bene. Però ogni tanto poi mi giro al lato sinistro. Comunque i dolorini anche alle costole, dolorini a volte intercostali anche qua, tipo se mangio troppo allo stomaco, alla schiena, comunque ci sono sempre. Però o forse il corpo si sta abituando, insomma non mi lamento più di tanto. Per quanto riguarda i calcetti e le cose che si sentono, io non so perché sono all'inizio, non sento tantissimo, mi aspettavo quando leggevo queste cose, sta scalciando, senti calcetti, mi aspettavo delle cose proprio esagerate. Invece a me ci sono dei momenti, tipo per esempio quando devo mangiare, quando ho fame sento dei movimenti nella pancia, tipo per esempio al mattino quando mi sto svegliando, queste situazioni qua. Anche se per esempio mi innervosisco oppure mi agito, sento comunque dei movimenti, però diciamo non è tantissimo, cioè non so perché il bimbo è tranquillo, o magari forse più in là nella gravidanza li sentirò di più, o forse io mi aspettavo chissà che terremoto, però sento qualcosina, è anche molto bello, emozionante, però non tantissimo. E comunque è bello, una cosa bella, perché senti dei piccoli, anche a volte Dario mette la mano sopra e si sente dei piccoli movimenti. Poi partiremo per la nostra vacanza adesso a giugno, perché poi a agosto avrò il pancione, quindi anche se andremo ma staremo nei dintorni, comunque non prenderemo l'aereo. Insomma, lasciatemi nei commenti se avete delle domande, che io magari vi rispondo al prossimo video, perché so che è bello, vi interessa sapere ogni tanto aggiornamenti sulla gravidanza, quindi magari se avete delle domande io vi rispondo direttamente. Per quanto riguarda, mi chiedete spesso anche della stanzetta, le cose che ho comprato al bimbo. Ancora non abbiamo comprato tantissime cose, più che altro cose di vestiti, ma non proprio cose. Appena le prenderemo comunque vi farò vedere. Okay, questo è il magnesio che io sto prendendo, che ho inserito sul mio shop online, ed è veramente il migliore e serve tantissimo contro l'affaticamento, contro appunto gli abbassamenti di pressione, dà tanta energia, quindi si prende al mattino. Questo è solubile, noi avevamo già quello in pastiglie, però so che alcuni di voi non amano prendere pastiglie, quindi ho preso questo in polvere, che tra l'altro si assimila anche prima, e viene appunto, si scioglie nell'acqua ed è favoloso, riduce la stanchezza, appunto serve anche se vi allenate, proprio per darvi quello sprint, quell'energia, proprio per rivitalizzarvi. E in più serve tantissimo anche per il sistema nervoso, quindi non so se vi serve concentrazione, proprio per tutte le situazioni di affaticamento. È consigliato tantissimo in gravidanza, quindi lo sto prendendo, mi sto sentendo già meglio, e serve anche, infatti lo prendevo anche prima, contro i dolori del ciclo, per regolarizzare il ciclo e contrastare i dolori muscolari, dolori del ciclo. Comunque è favoloso, provatelo, perché fa tanto tanto bene il magnesio, veramente in estate lo dovrebbero prendere tutti. Comunque vi metto il link nel box informazioni, questa è una bella confezione, vi dura un sacco, poi ha anche un buon sapore, ogni mattina ve lo bevete e vedete come vi sentite meglio. Che bella scenetta ho preparato, guardate qui. Allora, praticamente vi do questo piccolo consiglio: quando fate i fletti di spigola, beh, che sono un po' sgualciti,
Nella padella mettete anche qualche gabberetto, qualcosa al sapore di mare, vengono molto più saporiti. Adesso ho messo un po' di quel misto mare che mi serve per la cena di domani, quindi gamberetti, un po' di calamari e gamberi, viene buonissimo, solo con olio, sale e limone. Ho fatto queste freselline integrali con pomodorino e origano e l'insalatina, ovviamente, che non può mai mancare, e poi ho fatto l'acqua e il limone ghiaccio fresca. Amore, che dici, qua ci metto due acciughine? No, a Daria non piacciono. Invece a me sì. Quasi quasi me le metto, mi piace il peperoncino, tutti i sapori forti. Comunque ragazze, questo piatto è sano e buonissimo, quindi top. Buon appetito!